Cari amici reali e virtuali, buongiorno. Che siate già sportivi o che stiate per diventarlo, questo post è per voi. Oggi proverò il CrossFit e come vedete lo farò in un contesto piuttosto particolare. Il CrossFit è un'attività nata negli anni 70, il cui boom è senza dubbio di questi tempi. Sempre più persone se ne stanno appassionando. È un allenamento funzionale che permette di migliorare forza, resistenza e tonicità, allo scopo di raggiungere un benessere generale del quale ci si accorgerà anche nei movimenti della vita quotidiana. Consiste in una serie di esercizi, ispirati a diverse discipline, che coinvolge tutti i distretti muscolari. Il loro elevato numero consente una varietà tale da rendere ogni lezione diversa dalla precedente. Possono essere usati diversi attrezzi, tra cui palle mediche, bilancieri, corde, funi, box, vogatori, kettlebell. Per l'abbigliamento ho preferito pantaloni, canotta e top aderenti, in un particolare tessuto che sostiene muscolatura e seno ma che lascia libertà di movimento, comodi in tutte le attività previste. Le scarpe tecniche sono studiate per dare comfort nella corsa, stabilità per squat e balzi, la giusta rigidità sul tallone per il sollevamento pesi. La mia prima lezione di CrossFit è andata così. Abbiamo iniziato con circa 15-20 minuti di riscaldamento, poi gli esercizi di forza, la cui esecuzione è stata controllata e corretta dall'istruttore, per poi arrivare al clou, il workout of the day, in gergo VOD. Questa è la parte più intensa, veloce, energica e dispendiosa, e può durare solo pochi minuti o anche superare la mezz'ora. Io l'ho fatta individuale, ma la lezione generalmente si svolge in gruppo. Questo non significa che tutti debbano essere allo stesso livello e usare gli stessi carichi. Gli allenamenti sono infatti scalabili, cioè adattabili alle capacità della persona, all'età e allo stato di forma. Dopo questa fase metabolica, non si poteva che passare a quella meritatissima di recupero, con esercizi di stretching e defaticamento, importanti quanto i precedenti. L'ideale sarebbe arrivare a fare 3 lezioni a settimana, possibilmente a giorni alterni. Ho finito la mia prima lezione di CrossFit, grazie alla bora di Trieste non sembro molto sudata, ma in effetti ho faticato abbastanza. Abbiamo fatto diversi esercizi, anche se il CrossFit ne comprende molti di più rispetto a quelli che abbiamo svolto oggi. Comunque abbiamo fatto una seduta in cui abbiamo fatto lavorare le spalle, le braccia, l'addome e le gambe, per cui ho sentito i benefici di questa attività veramente in ogni parte del corpo. Quando mi dovevo allenare per la scherma, comunque facevamo delle sedute anche in palestra e mi sono ritrovata in alcuni di questi esercizi, anche se comunque si fanno con modalità un po' diverse. Devo dire che quello in cui ho avuto più difficoltà oggi sono state le trazioni, ma siccome questa è stata la prima, ma sicuramente non l'ultima lezione di CrossFit, sono sicura che prima o poi ce la farò anche a fare le trazioni alla sbarra. E io, questa è un'attività che vi consiglio assolutamente. E come vi dicevo prima, è un'attività che coinvolge tutti i distretti del nostro corpo. Contrariamente a quella che è la percezione esterna, il CrossFit è un'attività che si può iniziare anche sin da giovanissimi, quindi dalle scuole elementari, e continuarla all'infinito. L'importante è essere seguiti ovviamente da istruttori qualificati. Siete pronti? A voi!